Allora, veniamo alla concezione urbanistica di Frank Lloyd Wright. Qui abbiamo un'immagine di un plastico che rappresenta in un certo qual modo la sua città ideale, la sua proposta per una città ideale, armoniosa, in cui sono risolte le contraddizioni del mondo moderno. Il 15 aprile del 1935 fu allestita all'interno del Rockefeller Center a New York una mostra in cui veniva esibita questa idea di città, che Wright chiamava Brody Carr City, una città cioè diffusa, estesa, che lui immaginava distribuita su tutto il territorio degli Stati Uniti e che lui chiamava anche Usonia. E Wright presentava questo modello di città ideale che contestava gli insediamenti dell'epoca, le grandi metropoli, come appunto New York, realizzando questa mostra proprio nel cuore della città più rappresentativa del grande sviluppo urbanistico del XX secolo, con tutte le sue contraddizioni. La mostra in oggetto fu sponsorizzata dalla National Alliance of Art and Industry, finanziata dai Rockefeller e che si poneva come obiettivo quello di informare e in certe misure educare il pubblico sui progressi dell'industria americana. Qui un'immagine zenitale del plastico. Wright immaginava dunque una città estesa nel territorio, costituita da piccole abitazioni e piccole unità produttive, è servita da un efficace sistema viabilistico che avrebbe definito una maglia, una griglia, che individuava dei lotti all'interno dei quali potevano esserci residenze, fabbriche, attrezzature urbane. Alla base del progetto c'è l'idea di una completa libertà nella mobilità urbana, il che vuol dire che veniva dato un ruolo centrale all'automobile, o anche, come vedremo, a mezzi di trasporto volanti. In secondo piano passavano le ferrovie e altri sistemi di trasporto. Nella mostra Wright presentò anche dei dettagli relativi alle singole abitazioni, arrivando perfino a definire dettagli delle automobili, e cioè dei mezzi di trasporto individuali, che, ripeto, erano per lui al centro del concetto di mobilità urbana. Quindi una griglia formata da strade, che poi vedremo erano di diverso livello e che delimitavano spazi all'interno dei quali erano collocate non solo le residenze, ma fabbriche di piccola dimensione, uffici, scuole, parchi e dunque spazi ricreativi, luoghi di culto, ma anche le sedi del governo locale, eccetera. Oh, qui sintetizziamo alcuni dei punti fondamentali dell'idea di Wright. Ecco, questo tipo di città diffusa aboliva le città esistenti? No, di certo. Le città storiche avrebbero continuato ad avere un ruolo, ma diventano sostanzialmente dei luoghi di lavoro, quindi città utilizzate solo negli orari lavorativi, mentre la vita domestica e associativa si sarebbe svolta in questi ampi insediamenti nel territorio. Quindi questa idea di Brody Car City consentiva di bloccare lo sviluppo disordinato, senza freni, delle grandi città, distribuendo in maniera organica e razionale le popolazioni sui territori circostanti le città e in definitiva su tutto il territorio americano. Quindi, quello che abbiamo detto, gli spostamenti sono sostanzialmente affidati alle automobili e la maggior parte delle interrelazioni sarebbe avvenuta servendosi delle moderne tecnologie di telecomunicazione. Teniamo conto che all'epoca, siamo negli anni 30, non esisteva certo internet e quindi possiamo parlare di una notevole capacità di Frank Lloyd Wright di prevedere anche il futuro. Ecco, noi parlavamo prima del sistema di strade. Questo sistema avrebbe definito una griglia di forma quadrata di 3,2 km di lato e quindi tale da racchiudere una superficie intorno ai 1024 ettari.
griglia che avrebbe raccolto nel suo interno, come già detto, residenze, fabbriche, attrezzature urbane, per un massimo di 1.400 famiglie. Ciò consentiva di avere in media una densità tra i 5 e i 7 abitanti per ettaro. Per capire cosa vuol dire questa densità, consideriamo che in Europa il luogo che ha una maggiore densità abitativa e che è Portici, nei dintorni di Napoli, arriva a 120,47 abitanti per ettaro, quindi una densità abitativa molto bassa. E a ogni unità abitativa, a ogni singola abitazione, secondo le daily light, bisognava affidare un acro di terra, ovvero circa 4.000 metri quadrati. A proposito della griglia di strade, Wright prevedeva tre diversi livelli gerarchici di strade. In primo luogo la viabilità principale, costituita da strade a 6 corsie e con incroci su più livelli. Poi erano previste le vie di distribuzione, vale a dire strade a sole 2 corsie con incroci a raso. E infine le strade a fondo cieco, di dimensioni inferiori, che conducevano ai singoli lotti residenziali, o per uffici, o per attività agricole, eccetera. Ecco, al centro dell'idea di Wright, di questa città ideale, è il concetto che ogni cittadino doveva possedere una proprietà, un minimo di un acro di terra, o anche di più, a seconda delle necessità, e avrebbe dovuto possedere almeno un'auto, poiché, come abbiamo detto, il trasporto avveniva sostanzialmente in automobile. Wright immaginava quindi una serie di piccole comunità che sarebbero state collegate fra loro da autostrade e sistemi di telecomunicazione come radio e telefono, e negli anni 30 non poteva immaginare un sistema di telecomunicazione straordinario come internet. Ecco, tuttavia nel progetto di Wright non erano previste solo residenze unifamiliari, ma anche torri verticali, che avrebbero costituito anche un punto di riferimento visuale nel territorio. Scala locale, che vuol dire che le abitazioni, le fabbriche, gli uffici, le scuole sarebbero state tutte in scala piccola, adeguata alla superficie dei lotti. Ogni casa unifamiliare sarebbe stata dotata di un suo giardino e di un proprio parcheggio, mentre le torri residenziali di 15 o 20 piani sarebbero state disposte a grande distanza l'uno dall'altra, poggiando su piastre attrezzate con parcheggi e servizi vari. L'espressione formale degli edifici non sarebbe stata legata ad alcun vincolo di omogeneità e dunque sarebbe risultata eterogenea. Quindi non c'erano vincoli formali di stile da rispettare per la costruzione delle abitazioni. E anche le fattorie e le attività produttive, così come le residenze, avrebbero avuto a disposizione lotti di forma rettangolare di superficie minima di un acro. Scriveva Jennifer Gray, direttrice del Taliesin Institute, nel 2018, che Brodekar rappresentava un'idea allo stesso tempo sociale e politica, non solo un piano urbano. Wright considerava dunque Brodekar all'interno di un discorso più ampio, che lanciava un allarme sui problemi sociali, economici e ambientali creati dal capitalismo all'inizio del XX secolo. Bene, il pensiero di Wright era fondato sugli scritti di Henry George, Edward Bellamy, Thorstein Veblen, intellettuali che erano molto preoccupati per le distorsioni introdotte dal capitalismo, come lo sfruttamento del lavoro, la disuguaglianza economica e sociale, che sembravano derivare dall'industrializzazione, ovvero da una cattiva industrializzazione. Wright era turbato dal costo umano della industrializzazione capitalista. Lavoro monotono, il concetto di alienazione prodotto dal lavoro di fabbrica, lo sfruttamento, il divario crescente fra ricchi e poveri, eccetera. E Wright sosteneva che la macchina avrebbe potuto risolvere tali problemi, ma solo se usata in modo corretto, nel rispetto dell'uomo. Dunque, una buona organizzazione della produzione meccanica avrebbe ridotto della metà la giornata lavorativa media, liberando dunque grandi quantità di tempo per i cittadini di Brodekar, che avrebbero quindi potuto perseguire i propri interessi,
pur continuando a produrre i beni necessari per la vita moderna. In questa foto vediamo Wright con i suoi allievi e collaboratori che lo aiutarono ad allestire il plastico di Brody Core City. Ora, in particolare, Wright fu colpito dalle idee espresse da Edward Bellamy nel 1888 nel romanzo di fantascienza Looking Backward. Bellamy immaginava una società futura ambientata nell'anno 2000 in cui i problemi creati dalla industrializzazione e dal capitalismo venivano risolti attraverso il coordinamento sociale. Ad esempio, lo Stato possiede e gestisce tutta la produzione per garantire che i beni della società siano equamente distribuiti ai suoi cittadini. L'orario di lavoro, soprattutto per i lavori umili, viene drasticamente ridotto e tutti vanno in pensione con tutti i benefici. Scrive ancora Jennifer Gray che per Wright il consumo era parte del problema tanto quanto la produzione. Un'idea che fu avanzata nel 1899 da Thorstein Veblen nel suo testo fondamentale The Theory of the Leisure Class. Scrivendo di Brody Core decenni dopo, nel 1940, Wright criticava ancora la società per la sua ossessione per i beni di consumo, che perpetuava il ciclo disumanizzante della produzione senza fine e dello sfruttamento del lavoro. Scriveva Wright, ammettiamolo, quello che abbiamo è la commercializzazione, non la civiltà. I simboli della commercializzazione del continente americano erano visibili sotto forma di ferrovie, pubblicità, pali e fili per linee elettriche e telefoniche. In questi due pannelli di legno, che erano parte integrante della mostra al Rockefeller Center, Wright cita una serie di personaggi della storia, della letteratura, dell'architettura, della scienza, che lo avevano ispirato nella formulazione del suo progetto di città ideale. E tra questi figurano nomi come Mosè, Spartaco, Eraclito, Goethe e anche il nostro Mazzini, Tolstoi e anche grandi architetti come Louis Sullivan, pittori come William Blake e così via. Scrive ancora Jennifer Gray. In che modo Wright propone di porre rimedio a questi problemi della società contemporanea a Brody Core City? Prendendo in prestito le idee sul valore della terra da Henry George. Wright fa della proprietà della terra un diritto universale nella sua utopia. Nessun locatore è affittuario, tutti sono proprietari di almeno un acro di terra, come abbiamo detto, un'abitazione, un'auto. George aveva pubblicato nel 1879 uno studio innovativo e di successo sulla povertà e la disuguaglianza intitolato Progresso e povertà, in cui sosteneva che i proprietari terrieri e i monopolisti erano in grado di accumulare quantità sproporzionatamente grandi di ricchezza perché guadagnavano denaro addebitando l'affitto o gli interessi ad altri. Quello che chiamava l'incremento non guadagnato e non attraverso il proprio lavoro produttivo. Per ridurre al minimo la rendita a Brody Core, ogni cittadino aveva una proprietà ed era obbligato a utilizzare o migliorare la propria terra, non a tenerla in riserva per la speculazione. Né le banche né il governo potrebbero minacciare la fattoria di un individuo. I proprietari potevano utilizzarla come residenza, ma anche come sede di affari o per coltivarla, assicurandosi così la propria indipendenza economica. La sicurezza conferita dalla proprietà della terra, sosteneva Wright, risolveva i problemi della disoccupazione e dello sfruttamento del lavoro, perché la sussistenza era certa e quindi i lavoratori avevano il potere di rifiutare il lavoro sgradevole. Scrive ancora Jennifer Gray. Wright ha anche proposto di riorganizzare il sistema monetario. Il credito sarebbe stato socializzato, creato e controllato dallo Stato per la difesa, i lavori pubblici e tutti i servizi sociali. Quindi un dividendo nazionale avrebbe reso possibile la previdenza sociale, mentre un giusto prezzo controllato avrebbe sostituito le determinazioni del mercato per tutti i beni necessari. In questo modo, secondo Wright, il denaro diventerà un mezzo di scambio, di distribuzione
e non una merce nelle mani di aziende private da affittare. Wright derivò molte delle sue idee sulla riforma monetaria da un economista svizzero di nome Silvio Gesell, che propose una forma di valuta deperibile in base alla quale le banconote emesse all'inizio dell'anno avrebbero perso una percentuale fissa del loro valore nominale entro la fine dell'anno. Poiché questo denaro avrebbe effettivamente perso valore, non diversamente dai beni deperibili, avrebbe scoraggiato l'accumulazione del capitale e quindi avrebbe ridotto l'interesse o affitto sul denaro. Tali cambiamenti radicali indussero Wright a ripensare il ruolo del governo. Ogni contea di Brody Carr avrebbe avuto un solo governo minore, il cosiddetto capoluogo di contea, che avrebbe lavorato direttamente con il governo nazionale. Poiché questo accordo era locale e diretto, avrebbe incoraggiato la partecipazione pubblica al processo politico e quindi sarebbe stato più democratico. Scriveva Wright, nessuna proprietà privata dei bisogni pubblici e nessuna proprietà pubblica dei bisogni privati. Servizi come la protezione antincendio, la polizia, banche e denaro, costruzione e manutenzione di infrastrutture condivise e consegna della posta erano tra i bisogni pubblici che Wright concedeva al governo. Ma il potere più importante dello Stato era nella sua qualità di agente immobiliare. La terra, spina dorsale della ricchezza e della libertà a Brody Carr, era distribuita dallo Stato con l'assistenza dell'architetto della contea. Ciò avrebbe comportato una redistribuzione della ricchezza secondo principi socialisti, anche se conferiva una quantità eccessiva di potere all'architetto, spingendo uno storico a definire Brody Carr una architocrazia. In questa immagine vediamo il progetto di una residenza per i coniugi Jacobs, il progetto del 37, e rappresenta un po' un modello di casa, di residenza per Brody Carr City, anche se, ripeto, Wright prevedeva non necessariamente un unico stile, un'unica tipologia di edifici, ma la massima libertà di espressione degli architetti. Questo è tuttavia un progetto di residenza che Wright immaginava diffusa nella sua città ideale ed è una costruzione che ricorda un po' le case della prateria, l'uso dei materiali naturali, il mattone, il legno, ma non troviamo però i grandi tetti con grandi spioventi molto aggettanti. Abbiamo un assemblaggio della casa attraverso dei piani che si intersecano nello spazio e che potrebbero rimandare un po' l'idea delle sperimentazioni neoplastiche in Europa e allo stesso Mies van der Rohe. Piani che si liberano nello spazio intersecandosi e conformando l'abitazione. E questo è l'interno dove comunque le ampie pareti vetrate consentono, come era anche nelle case della prateria, all'esterno di entrare, almeno visivamente, all'interno dell'abitazione. E notiamo ancora le pareti, i muri interni, non intonacati, quindi con mattoni lasciati a vista o pietra lasciate a vista, e che rafforzano questo senso dell'esterno che in qualche modo è introitato nell'abitazione stessa. E questi alcuni disegni della città ideale di Wright, dove vediamo anche la previsione di questi elicotteri, di queste macchine volanti che Wright prevedeva per gli spostamenti rapidi, e poi le autostrade, a sei corsie, e notiamo che accanto alle residenze più basse ci sono questi edifici a torre, ma sull'orizzonte qui vediamo svettare un grattacielo altissimo, di cui parleremo a breve. Voglio ricordare che il progetto di Brody Carr City nasce nel 35, anzi anche negli anni precedenti, ma Wright lo sviluppò nel corso dei decenni fino alla sua morte. E quindi ci sono state continue modifiche, inserimenti di nuove idee e quindi anche la previsione di nuove tipologie edilizie. E ancora qui le automobili disegnate da Wright per gli spostamenti individuali, che sono alla base della città ideale. Ma anche le vie d'acqua, come vediamo, sono vie di comunicazione, i fiumi, solcati da grandi battelli.
e accanto alle residenze ci sono i lotti che contengono gli spazi commerciali, gli spazi per lo sport, per le attività teatrali, musicali, eccetera. Bene, per ora ci fermiamo qui. Buon lavoro.